Buongiorno e benvenuti a un nuovo episodio. Noi siamo quelli di Buona Vita Production e oggi abbiamo attraversato il confine e siamo andati in Vietnam. La famosa Ho Chi Minh Highway, la famosa autostrada che taglia tutto il Vietnam, è fatta di grandissimi saliscendi. Quindi se improvvisamente ti sembra di aver trovato l'aerodinamica perfetta con la tua moto, forse era meglio che ti assicuravi di aver fissato bene lo zaino. Ricordati che sulla Ho Chi Minh Highway in 100 km puoi trovare tutte e quattro le stagioni, ma pure tutte le famose mezze stagioni scomparse nei racconti dei nonni. Sappi che se anche tu ti trovi la scarpa destra bruciata dal calore del motore della moto, beh, l'unica soluzione possibile è la postura Charlie Chaplin. La AH1, che è l'autostrada che taglia sulla costa tutto il Vietnam, è famosa per il numero incredibile di camion aperti con i maiali. Ho detto aperti, quindi se sei in moto, non superarli! Ad ogni semaforo, a meno 3 secondi dal rosso, partono tutti. E ad ogni semaforo, a più 3 secondi dal verde, continuano ad andare tutti. Mediamente ad ogni semaforo hai 6 secondi nei quali la tua vita è nelle loro mani. E le loro mani saranno occupate a clacsonarti senza sapere che cazzo fare! Dopo 2500 km sulle strade del Vietnam in moto, sono arci convinto che i concessionari in Vietnam vendono le frecce direzionali come optional. Ho smesso anch'io di usarlo. Non vorrei mai che li avessi mandati in confusione. Per l'appunto in Vietnam gli scuolabus non hanno le frecce, ma hanno dei vecchi cartelli americani con scritto stop, che quando sorpassi escono accompagnate da un sibilo fortissimo tipo sirena d'ambulanza. Le sirene d'ambulanza però altresì sono decibelmente sovrastate dagli scuolabus al sorpasso! Devi sapere che se in Vietnam metti le bacchette in verticale nella ciotola del riso, simboleggia la morte e loro in automatico ti ritirano il piatto. Questo è un buon trucco da imparare quando non ce la fai più mangiare piccante. Usano sempre tanto coriandolo ovunque che qua sembra sempre carnevale! In Vietnam si usa bere il Ruon Ran, il famoso vino con dentro un serpente, perché si dice che curi tutte le malattie. Dopo averne abusato per un mese ho scoperto che le emorroidi non sono una malattia. In Vietnam hanno la tradizione di seppellire i propri morti davanti alle case, per fargli trovare la strada di casa e fargli mantenere le tradizioni. Ma se lo facevamo noi nell'orto, invece che le solite verdure, mettevamo la nonna e venivano fuori lasagne, cotechini, dolci caffè, vai! Una sera mi hanno invitato a mangiare in una famiglia vietnamita, ma i vietnamiti a tavola non bevono perché dice che gonfie, non parlano perché dice che gonfie. E io non ho bevuto, sono stato zitto tutta la sera e a fine serata con la mia giovialità emiliana ho tirato uno scoreggione e lì hanno capito che la loro teoria non valeva un cazzo. Con questo abbiamo concluso la nostra puntata sul Vietnam. Noi di Buona Vita Production vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima volta. Preparate lo zaino perché si vola in Indonesia!